ci troviamo allo stand di Brambati. Brambati è un'azienda di Codevilla, della provincia di Pavia, un'azienda con 70 anni di storia. Sono in compagnia del signor Girardelli, figura storica all'interno dell'azienda in quanto presente in Brambati da circa 50 anni. Signor Girardelli, buongiorno. Grazie, mi fa piacere sempre parlare con lei, molto gentile. Ecco, vorrei parlare anche di tutta l'attività che ha la Brambati. In questi anni io ho visto sia l'attività dei biscotti, anche l'attività della pasta e l'attività soprattutto del caffè. Stiamo avendo un grande successo, ma sono anni e spaziamo dal Brasile all'Australia. Ecco, solamente l'altro ieri sono arrivati, avevamo un pullman di visitatori, una ditta cinese ha mandato 22 cinesi. Pertanto stiamo lavorando bene anche in Cina. Il mercato cinese è un mercato nuovo, ma già abbiamo fatto 3 installazioni molto grandi e contiamo di fare altre installazioni. Allora, la Brambati è in diversi settori, nel settore della pastificazione. Sì, senz'altro noi abbiamo pastifici, almeno siamo molto presenti nel pastificio e nel biscottificio, ma sono anni che stiamo eccellendo proprio, siamo diventati, si può dire, i numeri uno in Italia del caffè. Dove c'è caffè nel mondo noi siamo presenti, spaziamo dal Brasile fino all'Australia. Abbiamo clienti in tutto il mondo e continuano ad arrivare clienti. Solamente l'altro giorno avevamo un pullman di clienti, abbiamo 22 cinesi erano, e già in Cina stiamo facendo un ottimo lavoro, perché negli ultimi 3 anni abbiamo fatto 3 installazioni e stiamo facendo, adesso abbiamo in progetto altre installazioni. Abbiamo dei nomi eccellenti anche nel settore del caffè, sì. Li possiamo citare? Sì, senz'altro, noi spaziamo dalla Lavazza alla Nespresso e poi, per non vorrei fare torto a qualcuno, però abbiamo parecchi clienti, nomi eccellenti nel mondo, che come Caffè Nero in Inghilterra, ultimamente abbiamo fatto delle grandi installazioni anche in Australia, per non parlare poi di tutti questi paesi come Cina e altri paesi possono essere, adesso abbiamo fatto un grande impianto per Nespresso in Malesia, stiamo lavorando molto bene e proprio perché le nostre macchine hanno qualcosa che gli altri non hanno. Brambati è un'azienda sicuramente in espansione, in continua espansione, però mi diceva prima non avete mezze misure. No, noi spaziamo dalla macchina dal 5 kg come questa alle mie spalle, alle macchine arriviamo al 600 kg per batch, vuol dire da 20 kg ora a 30 quintali ora di caffè. Veramente è una grande cosa, perché il nome Brambati oggi è in tutto il mondo e diciamo che per noi è un fiore all'occhiello, perché abbiamo la possibilità di parlare di pasta in Brambati, di parlare anche soprattutto di caffè e poi biscotti, dolci e anche in vari campi, anche nel pastificio, e anche poi ci sono industrie varie dove fanno delle cose che a volte nemmeno si conoscono, ma noi entriamo dove c'è l'alimentare, noi ci siamo. Quindi siete un'azienda trasversale in grado di fornire aziende piccole, medie e molto grandi. Certamente, ecco, noi non abbiamo problemi, facciamo l'impianto su misura. Noi, se il cliente ha un'esigenza, valutiamo l'esigenza, tecnicamente lo aiutiamo anche a risolvere il problema e riusciamo ad avere
alla fine un'installazione che è proprio, si può dire, come un vestito ad hoc di misura. Un'ultima domanda, signor Girardelli, le prossime manifestazioni quali saranno per Brambati? Le avete già pianificate? Sì, noi, guardi, si può dire che dirne una, noi le manifestazioni facciamo da Parigi, andiamo in Medio Oriente, in Estremo Oriente, siamo presenti a Düsseldorf, un po' dappertutto, ovunque adesso dobbiamo andare e siamo richiesti. Allora, per noi, dopo 70 anni, posso dire che sono veramente soddisfatto. È un successo vedere che clienti, una volta nomi che erano, si può dire, all'apice e per noi forse irraggiungibili, oggi stiamo avendo rapporti, ma anche di collaborazione. Pertanto, tecnicamente abbiamo una preparazione che forse è invidiabile, perché in Italia noi pensiamo di essere i numeri uno, proprio perché vengono anche dalla Germania, arrivano clienti che ci vengono a chiedere installazioni che mai più avremmo pensato. E allora continuate così e buon lavoro, ci vediamo alla prossima fiera. Grazie, l'aspetto.